Benvenuti. Oggi vedremo la terza puntata della serie Da Oriente a Occidente, che racconta la nascita dell'Islam. Io voglio subito dire una cosa che mi ha molto colpito. La nascita del cristianesimo è stata raccontata, sì, nella puntata precedente, ma è uno dei tanti argomenti che sono stati toccati in quella puntata. Invece sulla nascita dell'Islam c'è una puntata intera. Ci deve essere un motivo. Evidentemente oggi per noi è talmente ovvio che il cristianesimo appartiene all'Occidente e che invece l'Islam si identifica con l'Oriente. Per cui in una serie che vuole far vedere o che vuole valorizzare il contributo dell'Oriente al mondo moderno, ovviamente si dà più spazio all'Islam. In realtà è un peccato, sarebbe stato bello avere una puntata che ci raccontasse la nascita del cristianesimo per farci vedere che il cristianesimo all'inizio era anche lui una religione orientale e lo è rimasto per un sacco di tempo. Il cristianesimo nasce in Asia, nasce in quella Palestina che è un estremo avamposto orientale dell'impero romano, che fino a un po' di tempo prima apparteneva all'impero persiano. Gesù e gli apostoli parlano in aramaico, che era la lingua d'uso comune dell'impero persiano. E quando pregano, pregano in ebraico, che è una lingua gemella dell'arabo. Uno dei nomi del Dio di Gesù è Eloah, che è la stessa parola di Allah. E il cristianesimo si diffonde fra gli ebrei, si diffonde fra i siriani, fra gli arabi, fra gli armeni, fra gli egiziani. E per molto tempo rimane una religione diffusa in Oriente, quando nella parte occidentale dell'impero romano è quasi sconosciuto. Peccato, insomma, sarebbe stato bello avere una puntata che ci raccontava queste cose. Ma evidentemente oggi è più urgente ricordare al pubblico che l'Islam nasce dallo stesso ceppo dell'ebraismo e del cristianesimo. Più urgente ricordare al pubblico che il Corano, come sanno quelli che lo conoscono, è un parente stretto della Bibbia. Del resto è l'arcangelo Gabriele che fa da intermediario fra Allah e il profeta Maometto. E le moschee, che a noi possono sembrare così esotiche e che spesso provocano polemiche quando vengono costruite nelle nostre città occidentali, ebbene, le prime moschee sono nate copiando le chiese cristiane che gli arabi potevano vedere in Medio Oriente. L'altro grande argomento di questa puntata sono gli arabi e la loro espansione. Questo è davvero un viaggio da Oriente verso Occidente, dal deserto arabico alla Siria, alla Palestina, all'Egitto, al Nord Africa, vedete, sempre più a Occidente, sempre più vicini a noi, fino alla Spagna. Le invasioni arabe sono in realtà la seconda grande ondata di invasioni barbariche, fra virgolette, che abbattono l'impero romano. Questa è una cosa su cui vale la pena di riflettere, perché non è così intuitiva. Noi quando pensiamo alla caduta di Roma pensiamo ai barbari del nord, ai germani che si sono stanziati in Italia, in Gallia, ma in realtà erano Roma, erano impero romano, anche la Siria, l'Egitto, l'Africa. E lì non sono i Longobardi che sono arrivati, sono gli arabi. Le invasioni arabe fanno cadere l'impero romano a sud, così come i germani l'avevano fatto cadere a nord. Però è vero anche l'inverso. Gli arabi ereditano la tradizione romana. Il mondo arabo costruisce le sue città, la sua amministrazione, la sua scienza, la sua filosofia sull'eredità greca e romana. E questa è un'altra cosa non intuitiva su cui vale la pena di fermarsi. Quando noi guardiamo a questo mondo arabo che ci sembra così diverso, così esotico, non è male ricordarsi che in realtà gli arabi sono eredi di Roma quasi quanto noi. Può essere un'idea spiazzante, ma il senso di questa serie è proprio di farci venire delle idee che ci spiazzano. Buona visione. Questa è la storia segreta della nascita del mondo come lo conosciamo oggi. Una diversa prospettiva per seguire la diffusione della civiltà in tutto il mondo. Dall'alba dell'umanità, alle prime città e ai primi imperi, alla fede in un solo Dio.
seguiremo il cammino della civiltà attraverso il Medio Oriente. Una terra magica che ha fatto da ponte tra i continenti Asia, Africa ed Europa per millenni. È il crogiuolo delle etnie, delle conoscenze e delle culture del mondo intero. È l'inizio di un epico viaggio di scoperta. Da Oriente a Occidente. La Mecca, la città santa dell'Islam. Secondo la tradizione musulmana, è la città in cui è nato il profeta Maometto, la città in cui ha ricevuto per la prima volta il messaggio di Dio, la città che ha dato i natali all'Islam. Per più di 1400 anni, chi non era musulmano non poteva entrare alla Mecca. Mentre ogni fedele sano nel corpo, una volta nella vita, doveva e deve fare un pellegrinaggio per onorare Dio nella città santa, compiendo l'Hajj, uno dei cinque pilastri dell'Islam. Ogni anno, nell'ultimo mese del calendario islamico, più di 3 milioni di musulmani continuano a compiere il pellegrinaggio, prostrandosi in venerazione attorno alla Kaaba, la pietra nera che indica ai fedeli la direzione della preghiera. Nel XXI secolo, l'Islam è la religione che cresce più in fretta nel mondo. Più di 1,5 miliardi di persone, vale a dire il 23% della popolazione mondiale, segue le parole del profeta Maometto. Vi racconteremo com'è nata questa fede, oggi diffusa in tutto il pianeta. Esamineremo l'eredità culturale dei primi convertiti, le tribù nomadi arabe che avevano conquistato il deserto prima dell'Islam e che in seguito hanno conquistato un impero molto più vasto. L'Islam le ha unite sotto un'unica bandiera, trasformando per sempre non solo il Medio Oriente, ma gran parte del mondo. Ogni anno, durante l'Hajj, i fedeli fanno un altro pellegrinaggio nelle vicinanze della Mecca e salgono sul monte Nur, seguendo le orme del profeta Maometto. Quando aveva 40 anni, il profeta è venuto qui. Era il 27° giorno del Ramadan, la notte del potere. Dato che siamo in un punto elevato, egli era in grado di vedere la Mecca dall'alto. Poteva osservare la società alla quale apparteneva, pensare profondamente al suo mondo e venerare Dio. Secondo la tradizione musulmana, nei suoi primi 40 anni di vita, il profeta Maometto, allora un semplice mercante di La Mecca, si reca spesso qui per isolarsi e riflettere, disilluso dallo stile di vita peccaminoso della gente di città. Ed è qui che 1400 anni fa la sua pietà viene ricompensata, quando Dio gli rivela per la prima volta il suo messaggio. Un evento destinato a cambiare il mondo. Ecco la grotta di Hira, dove il profeta veniva a pregare. Qui è apparso Gabriele, che gli ha portato la rivelazione.
Mentre il profeta riposa in cima alla montagna, appare l'angelo Gabriele, che gli chiede di recitare per 3 volte queste parole. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا. Con questa rivelazione nasce l'Islam. È la prima delle molte rivelazioni che il profeta Maometto riceverà nel corso della vita e che diventeranno la base del libro sacro dell'Islam, il Corano. Seguendo questa rivelazione, il profeta Maometto comincia a diffondere la parola dell'Islam, piantando i semi che per la prima volta uniranno le tribù arabe sotto una sola bandiera. Mille quattrocento anni fa, quelle tribù vengono unite da una nuova religione, l'Islam. Per la prima volta hanno l'opportunità e la spinta necessarie a diventare una potenza mondiale. Siamo di fronte a uno degli eventi più significativi nella storia delle religioni, un evento che inizierà a trasformare per sempre la composizione culturale della penisola araba. Prima dell'Islam, gli abitanti di questa regione, gli arabi, avevano vissuto per millenni in gruppi separati di nomadi, governati da regole e leggi tribali. La prima volta che gli arabi appaiono in un documento storico è nelle iscrizioni per la vittoria dei sovrani assiri. I sovrani assiri erano i grandi re guerrieri dell'Iraq settentrionale, attivi più o meno a partire dal 1000 a.C. La cosa importante è che gli assiri erigevano monumenti e descrivevano le loro gesta nelle iscrizioni cuneiformi come quelle che vediamo qui. In questa iscrizione, il re Salmanassar III, intorno all'850 a.C., parla delle sue conquiste, nomina i suoi alleati e i popoli che combattevano con lui, uno dei quali era guidato dall'arabo Jindibu, a capo di 1 migliaio di seguaci. Non sappiamo nient'altro, ma questa è la prima volta che la parola arabo appare in un documento storico. Se andiamo avanti di un secolo, troviamo le prime immagini degli arabi. Questa è parte di un fregio risalente al 728 a.C. e rappresenta una processione di prigionieri durante un trionfo. Stavolta gli arabi sono dalla parte sbagliata. Sono prigionieri. Lo sono sicuramente perché indossano solo una specie di gonnellino. Gli sono stati tolti gli abiti, hanno la barba lunga e i capelli lunghi e tutti questi particolari sono accurati. Sembra che abbiano le mani legate dietro la schiena. Si trovano in una situazione decisamente spiacevole. E qui, nelle lastre più basse, vediamo che cosa prendevano gli assiri dagli arabi. Innanzitutto ci sono i dromedari, i classici dromedari del deserto, che si vedono ancora oggi. Rappresentano il bottino più prezioso che gli arabi possono offrire. Ovviamente è interessante notare che gli arabi danno il loro bestiame. Qui non si citano tessuti raffinati, non compaiono né oro né argento, e non ci sono rappresentazioni di edifici, di castelli. Gli arabi offrono i semplici prodotti di una vita da pastori. E ancora oggi le tribù nomadi di beduini risiedono nel deserto, conducendo un'esistenza molto simile a quella dei loro antichi antenati arabi. Noi beduini viviamo nel deserto, così come abbiamo sempre fatto fin dall'inizio. Viviamo come i nostri progenitori, come i nostri antenati. Il nostro spirito è uguale al loro spirito. Sono fiero di questa vita e la custodisco gelosamente. Non hai paura, perché stai preservando il tuo onore, il tuo stile di vita,
la tua terra e la vita dei beduini. Anche se le tribù arabe cominciano a possedere una cultura unificata e ad avere un impatto globale solo con la nascita dell'Islam, questo stile di vita, fatto di spostamenti in piccoli gruppi nomadi, legati da leggi e vincoli di fedeltà tribali, ha permesso loro non solo di sopravvivere, ma addirittura di prosperare con le limitate risorse offerte dal deserto. A noi il deserto sembra incredibilmente ostile e inospitale, ma gestito nel modo giusto da gente che sapeva ciò che stava facendo, poteva offrire molte opportunità. Si potevano organizzare carovane per attraversare il deserto, passando da un territorio tribale all'altro, e chi le organizzava aveva anche un margine di guadagno. Era una terra che offriva delle opportunità economiche. Migliaia di anni prima che gli arabi musulmani inizino ad espandere il loro territorio, il deserto arabico è già una via di comunicazione commerciale fondamentale fra l'Oriente e l'Occidente. È nel punto ideale per approfittare del passaggio delle merci fra l'India, la Cina, l'Arabia e l'Europa. Così, ai margini del deserto arabico, nasce una delle città più interessanti del mondo antico, Petra. Oggi le rovine di Petra ci danno un'idea di come gli arabi avessero cominciato a trarre profitto da quelle preziose opportunità di commercio e svelano i loro primi tentativi di creare una civiltà che durasse nel tempo. Ciò che rende Petra unica è l'unione di due caratteristiche apparentemente paradossali e contrapposte. Da una parte è nascosta, circondata da un'immensa catena di montagne, e dall'altra è molto accessibile. Dirigendosi a est, si penetra in uno stretto passaggio che porta a un crocevia di strade commerciali, attraverso le quali si può accedere ai mercati del nord, della Siria e oltre, dell'est, dell'Iraq e dell'Iran, del sud, dello Yemen e anche dell'ovest, attraverso un valico che conduce a Gaza e al Mediterraneo. I Nabatei, un popolo arabo che portava a pascolare greggi di pecore, mandri e di dromedari in questi deserti orientali, sono gradualmente arrivati a controllare queste arterie commerciali. Le prime testimonianze dei Nabatei risalgono a più di 2300 anni fa. Mentre sono ancora una tribù nomade, scelgono Petra come città per i loro morti, scavando più di 800 tombe nelle gole di roccia. Ma nel corso di due secoli la loro sorte cambierà, perché riusciranno ad accumulare notevoli ricchezze grazie al monopolio delle redditizie strade commerciali. I Nabatei si sono arricchiti soprattutto grazie a un prodotto, l'incenso, che si trova esclusivamente nello Yemen. Era usato soprattutto per venerare le divinità, per le cremazioni. Come è noto, quando morì sua moglie Poppea, Nerone fece spargere sulla sua pira funebre ben 13 kg di incenso. Quando l'incenso arrivava ai mercati del Mediterraneo, costava una fortuna, 6 monete d'oro per mezzo chilo di incenso. Una moneta d'oro era una ricchezza che molti non sognavano di guadagnare in un anno e i Nabatei ricavavano molto denaro da questo commercio. Con i guadagni ottenuti, i Nabatei trasformano Petra da una città dei morti in una metropoli viva e animata. Le migliaia di mercanti di diverse culture che attraversano la città
portano le loro tradizioni e lasciano il loro segno. L'architettura di Petra unisce influenze greco-romane con modelli dell'Egitto tolemaico e stili babilonesi dell'antica Mesopotamia. È proprio questa l'unicità di Petra. Aveva messo insieme idee e tradizioni diverse appartenenti a tanti popoli. I Nabatei creano una società cosmopolita attingendo alle diverse culture con cui entrano in contatto grazie al commercio. Sono i primi arabi a fondare un impero. Ma mentre la loro cultura nomade ha permesso loro di conquistare il deserto, non conquisteranno mai il mondo. Malgrado le loro ricchezze, i Nabatei non diventano mai dominatori, restano sempre vassalli. Il loro è un impero commerciale e in termini politici non detengono mai pienamente il potere. 1900 anni fa, l'impero romano si espande a Oriente e prende il controllo della regione. Il destino dei Nabatei è totalmente nelle sue mani. Quindi, quando i romani allontanano da Petra le rotte commerciali, i giorni di gloria dei Nabatei sono finiti. Ma questo fatto non comporta anche la fine degli arabi. Quando nasce la nuova strada commerciale, un'altra tribù assume il controllo economico della regione. Con la ricchezza procurata dal commercio, crea un regno altrettanto fastoso, ma stavolta con reali ambizioni di potere, il regno di Palmira. Come Petra, Palmira diventa una metropoli fiorente con teatri e colonnati, influenzata dal mondo classico con cui è venuta in contatto attraverso il commercio. Per la prima volta nella storia, il mondo può vedere un vero impero arabo. In apparenza ha molte caratteristiche greche e romane, come Petra. Ma Palmira ha anche conservato la sua identità araba e orientale, come mostra l'enorme complesso di templi al suo centro. Non è dedicato a dei greci o romani, ma all'antica divinità medio orientale Baal, il dio del sole. Vediamo che i dettagli decorativi della facciata sono interamente classici, ma all'interno è orientale. Questo soffitto è incredibilmente dettagliato. Sembra intagliato nel legno, ma non lo è. È un unico pezzo di pietra che pesa più di 30 tonnellate. Al centro c'è il sole, che è un simbolo del dio Baal. Rappresenta la luce, la benedizione e la bontà. Intorno c'è un disegno di linee che si intersecano, che oggi chiameremmo arabesco. È stato portato a termine quando Palmira è diventata la capitale di un grande regno. Dopo che i romani hanno distrutto Petra, tutte le strade commerciali e i tesori del commercio mondiale si sono riversati a Palmira. Così è emersa una classe di mercanti estremamente ricca e sono stati costruiti tutti questi edifici unici.
Palmira entra nella sua età dell'oro e, governata dalla regina Zenobia, sogna di diventare un impero e di potersi contrapporre alla stessa Roma. Ma Zenobia sottovaluta sia la determinazione di Roma di controllare il commercio, sia la forza delle sue legioni. L'esercito romano invade la città e cattura Zenobia. La porta a Roma, dove la regina viene fatta sfilare come simbolo della vittoria su Palmira. Quando Zenobia viene a conoscenza del terribile destino della sua gente e della sua città, prende il veleno nascosto nel suo anello e si uccide. Palmira è un cumulo di rovine. L'epoca in cui era un fiorente centro commerciale è finita. Con Petra e Palmira, gli arabi dimostrano che possono creare grandi regni a partire dal commercio attraverso il deserto. Ma in entrambi i casi, il loro impatto non dura nel tempo. Devono passare altri 300 anni prima che il destino degli arabi cambi per sempre, in un'altra città che sorge lungo il percorso delle carovane, la Mecca. Dopo che proprio qui ha avuto la rivelazione di Dio, il profeta Maometto inizia a diffondere la parola dell'Islam, piantando i semi che uniranno tutte le tribù arabe. E il Corano crea un'ulteriore unità, perché fornisce una rigida serie di regole dottrinali che guidano ogni aspetto della vita dei musulmani e dà loro uno scopo comune. Al centro ci sono i 5 pilastri dell'Islam. Ci sono 5 pilastri dell'Islam. Testimoniare che non c'è altro Dio al di fuori di Allah e che il profeta Maometto è il suo servo e il suo messaggero. Recitare le preghiere, pagare l'imposta coranica, lo zakat, digiunare durante il Ramadan e per chi ne ha ricevuto i mezzi da Dio, effettuare il pellegrinaggio alla sacra casa di Dio. Nel 630 l'Islam ha più di 10.000 fedeli. Ma è solo l'inizio di quello che in breve diventerà un seguito globale. Anche se il Corano è scritto in arabo, non era destinato solo al popolo arabo, era rivolto all'intero genere umano. Per questo, ogni musulmano sentiva una responsabilità e cercava in ogni modo di spiegare l'Islam agli altri e di diffondere il messaggio di Dio. Il desiderio di diffondere il messaggio di Dio è centrale nella nuova religione che cresce rapidamente. Ed è proprio questo desiderio ad alimentare la prima espansione dell'Islam. Solo 2 anni dopo la morte del profeta Maometto, arabi musulmani ottengono la loro prima grande vittoria, la presa di Damasco. Il modo in cui si impadroniscono della città e degli abitanti diventa il modello che la diffusione dell'Islam seguirà per un secolo.
Si dice che Damasco sia, tra le città ancora oggi abitate, la più antica del mondo. Il vivacissimo souk rispecchia le sue origini. Nata come fiorente centro commerciale all'epoca di Maometto, collega l'Estremo Oriente con l'Occidente cristiano bizantino e lo fa attraverso la Mecca. Nella mente degli arabi, Damasco era il centro dei commerci, la città ricca. E probabilmente conquistare Damasco era un atto simbolico che significava la conquista della Siria. Nel 634 l'esercito musulmano arriva alle porte della città. Ma impadronirsi di questa antica capitale non è impresa di poco conto. 12 anni dopo la nascita dello Stato islamico, le forze arabe musulmane sono ancora agli inizi. Eppure stanno per confrontarsi con un esercito che domina il mondo antico da più di 800 anni. Sappiamo che l'esercito arabo giunto in Siria era composto da 12.000 soldati mal equipaggiati, che non avevano né abbastanza cavalli né abbastanza spade. Gli arabi affrontano il formidabile esercito bizantino, che per di più è trincerato in una città fortificata. Tutte le probabilità sono a sfavore degli arabi. Inoltre, i generali musulmani sono divisi su come conquistare la città, se con la spada o con i negoziati. L'opzione militare è sostenuta da Khalid ibn al-Walid, un guerriero che con la sua ferocia e il suo coraggio in battaglia si è meritato il titolo di Spada dell'Islam. Comincia a stringere d'assedio la porta orientale. Khalid ibn al-Walid è un uomo d'azione. Nei primi anni della conquista è l'eroe degli eserciti islamici. Insieme alle sue divisioni si trovava qui, alla porta orientale della città di Damasco. Khalid ibn al-Walid era molto impaziente di conquistare la città con la sua spada. Ma mentre alla porta orientale di Damasco Khalid ibn al-Walid non vede l'ora di combattere, alla porta opposta il generale Abu Ubaida al-Jarrah ha piani diversi. Abu Ubaida al-Jarrah ha cominciato i negoziati probabilmente con il patriarca di Damasco e alla fine ha firmato un trattato o una tregua per mezzo della quale il suo esercito poteva entrare pacificamente in città dalla porta occidentale. E si dice che una metà di Damasco sia stata conquistata con la guerra e l'altra metà con la pace. L'antica città, che era stata dominata dalla maggiore potenza occidentale, adesso è governata dall'Oriente. Il vecchio ordine non esiste più e l'equilibrio del potere è cambiato. Damasco è diventata la sede di una nuova forma di governo che lascerà un segno profondo. È interessante notare che, sebbene la diffusione dell'Islam sia la principale motivazione dell'espansione territoriale, i nuovi governanti musulmani non impongono la loro fede agli abitanti della città, molti dei quali sono cristiani. Ci sono le prove di questo nella storia di uno degli edifici religiosi più antichi della città. Qui intorno c'era un mercato che circondava un tempio romano e dentro il tempio c'era la cella, il santuario più interno. Questo muro che state vedendo è il muro esterno del tempio romano. Il muro è rimasto quello originale, ma è cambiato l'utilizzo dell'edificio, perché da tempio romano
è diventato una chiesa bizantina. Ma quando i musulmani conquistano la città nel VII secolo, non si impadroniscono immediatamente della chiesa e costruiscono la moschea degli Umayyadi che vediamo oggi. Per molti decenni dopo la conquista, rimane una chiesa. Stranamente, i musulmani hanno deciso di condividerla con i cristiani. La moschea era qui, dalla parte orientale, e la chiesa era dalla parte occidentale. I cittadini di Damasco, sia musulmani che cristiani, entravano dalla porta meridionale e ognuno si recava nel suo luogo di preghiera. I musulmani nella moschea, i cristiani nella chiesa. Questa situazione è durata circa una settantina d'anni. La tolleranza religiosa e culturale, oltre alla forza militare, caratterizzano la conquista araba di Damasco. E questi fattori continueranno ad essere presenti nel corso dell'espansione musulmana. Anche quando gli arabi prendono in considerazione un'altra città molto importante della regione. È un luogo di scarso valore strategico, ma di enorme significato religioso per ogni fede della regione, anche per il nuovo Stato islamico. Gerusalemme. Secondo la tradizione islamica, è qui che l'angelo Gabriele portò il profeta Maometto durante il viaggio notturno e dove lui guidò gli altri profeti a pregare e ad incontrarsi con Dio. Gerusalemme è la terza città santa dei musulmani, dopo la Mecca e Medina. Il viaggio notturno è di per sé importante nella pratica e nella fede musulmana, perché secondo la tradizione, quella notte il profeta Maometto ha recitato una preghiera. Era l'imam, la guida di tutti i principali profeti, come Isacco, Abramo, Gesù, Mosè. Ma all'inizio del VII secolo, Gerusalemme, come Damasco, è governata dai bizantini, che sono cristiani, e la considerano la più santa delle loro città, dato che conserva anche la chiesa del Santo Sepolcro. Siamo davanti al Santo Sepolcro. E secondo i cristiani, Gesù Cristo, dopo la crocifissione, è stato sepolto qui dentro, nel centro di Gerusalemme. Solo 3 anni dopo la caduta di Damasco, nel 637, le forze arabe musulmane arrivano alle mura della città. L'esercito bizantino è già stato sbaragliato a Damasco, perciò Gerusalemme non può contare su alcun supporto militare. Anche se Gerusalemme resiste per 4 mesi, il patriarca Sofronio, che la governa, sa che il destino della città è segnato e decide di arrendersi. Sofronio corre un rischio notevole. Cosa ne sarà della città più importante della cristianità? Che succederà quando sarà in mano ai musulmani? Anche per loro Gerusalemme è sacra. Il califfo Omar si recò al Santo Sepolcro perché il patriarca voleva mostrargli la chiesa. Poi venne l'ora della preghiera musulmana e il califfo voleva pregare. Perciò il patriarca gli disse di pregare dentro la chiesa, ma Omar rifiutò. Rifiutò sostenendo che in futuro i musulmani avrebbero cominciato a dire che il califfo Omar aveva pregato lì e quindi avrebbero voluto impadronirsi del luogo e avrebbero trasformato la chiesa in una moschea. Riconoscendo l'importanza della chiesa per i cristiani, il capo dei musulmani, il califfo Omar, decide di cercare un'altra sede per la preghiera e trova il luogo adatto a pochi metri dal Santo Sepolcro, erigendo la moschea che oggi porta il suo nome.
Ora i musulmani possiedono una delle città più sacre dell'Occidente e possono accingersi a santificare il luogo in cui il profeta Maometto è stato portato durante il viaggio notturno, luogo che ancora oggi ospita il più antico monumento islamico al mondo, la Cupola della Roccia. Quando i musulmani visitano la Cupola della Roccia, per prima cosa recitano una preghiera, seguendo i passi del profeta Maometto. È un luogo davvero importante per la dottrina e per la fede islamica. Dopo la conquista di Gerusalemme, i cristiani hanno il permesso di conservare le loro chiese e gli ebrei, che sotto i romani e i bizantini erano stati banditi per secoli dalla città, possono farvi ritorno. La tolleranza religiosa è il nucleo della fede islamica, ma è anche la chiave del futuro successo dell'impero. L'accettazione del nuovo Stato islamico ha un prezzo. In cambio di protezione, chi non è musulmano, come i cristiani e gli ebrei, deve pagare un'imposta pro capite. Le tasse raccolte tramite la conquista non assicurano solo la crescita dell'impero, ma gli garantiscono anche la ricchezza necessaria a durare nel tempo. E come succede nello sviluppo di ogni impero, la direzione delle conquiste è dettata dalla quantità di ricchezze su cui mettere le mani. Quindi, dopo Damasco e Gerusalemme, gli arabi si rivolgono verso un nuovo obiettivo, l'Egitto, il granaio della regione. Nel 639 l'esercito arabo-musulmano entra in Egitto. La rapidità della sua avanzata è sorprendente. Ben presto gli invasori ottengono il controllo del delta del Nilo, ne abbattono le ben sorvegliate difese, per poi avanzare verso la capitale, Alessandria. Si tratta del porto che da più di 1000 anni è il principale punto di contatto tra Oriente e Occidente. Nel giro di 2 anni, l'Egitto è completamente sotto il controllo degli arabi e i bizantini ne sono banditi per sempre. Ora lo Stato islamico si prepara ad approfittare al massimo delle ricchezze del paese. Uno dei primi edifici eretti non è dedicato alla religione. È stato progettato per calcolare le tasse e quindi per finanziare l'impero. Questo è il Nilometro ed è probabilmente l'edificio islamico più antico dell'Egitto. Il Nilometro misura l'acqua del Nilo. Ogni anno il Nilo straripava. L'acqua entrava da quell'apertura e lo spazio in cui ci troviamo si riempiva. Sulla colonna ci sono tutte queste misure. L'unità di misura è il cubito. Per ogni cubito c'è una sezione. Si registrava continuamente il livello del fiume. Il controllo era quotidiano, perché bisognava confrontare il livello con quello degli anni precedenti. Se il risultato era un buon Nilo, un buon livello, allora tutto sarebbe andato bene. Ci sarebbe stata una buona irrigazione, ci sarebbero stati buoni raccolti, si sarebbero fatti buoni affari, la gente avrebbe pagato le tasse e non ci sarebbero stati problemi.
Controllando i livelli del Nilo, ogni anno il governo islamico può valutare il potenziale raccolto e quindi stabilire la portata delle tasse da far pagare alla popolazione, ottimizzando i guadagni. Perché questo non vuole essere un saccheggio. Il governo islamico vuole creare un impero che duri nel tempo e vuole che l'Egitto sia per sempre il gioiello della corona. L'esercito musulmano, che è ancora composto in maggior parte da uomini delle tribù nomadi, ora deve diventare sedentario per garantire una presenza permanente. A poche centinaia di metri dal punto della loro prima vittoria, gli archeologi hanno scoperto la prova del primo insediamento musulmano in Egitto. Questi edifici di mattoni sono i resti delle case dei primi insediamenti islamici in quest'area, chiamata Al-Fustat. Questo è il sito in cui si era stabilito in origine l'esercito arabo, dove probabilmente c'era l'accampamento. E queste guarnigioni servono a rendere definitiva la permanenza dell'esercito. Una delle prime cose è stata la fondazione della nuova moschea. Era il punto chiave per legare la nuova comunità religiosa e per garantire l'interazione fra gli abitanti. Il resto della città è stato creato a partire da appezzamenti di terra che venivano dati ai diversi gruppi tribali. I gruppi potevano costruire i loro insediamenti, le infrastrutture, le abitazioni. E forse venivano erette anche delle piccole moschee di quartiere per rispondere ai bisogni di ogni singola tribù stabilitasi a Al-Fustat. È un insediamento del tutto nuovo. Gli arabi non si sono impadroniti di un insediamento preesistente. Qui prima non c'era nulla. Ed è un caso molto insolito nella storia dell'urbanesimo. Gli arabi musulmani hanno costruito dal nulla una nuova capitale. E quello che è nato come un piccolo insediamento, Al-Fustat, diventerà poi il Cairo, oggi la città araba più grande del mondo. La città dei mille minareti, con una popolazione di circa 15 milioni di abitanti, in grande maggioranza musulmani. Man mano che i territori musulmani si ampliano, cominciano a svilupparsi città tipicamente islamiche in Medio Oriente e nel Nord Africa. Baghdad, Bassora, Mosul, Al-Fustat e Kairouan danno un aspetto completamente nuovo al paesaggio dei territori conquistati. La disposizione di città come Fez in Marocco riflette ancora oggi il carattere e la cultura dei suoi primi abitanti nomadi. Fez è l'essenza stessa della città islamica. Quando è stata costruita, la città era composta da un certo numero di quartieri e di solito dietro questa organizzazione ci sono diverse motivazioni, come affiliazioni tribali, etniche o anche religiose. Ogni quartiere è autosufficiente per quanto riguarda i bisogni di base. Ad esempio, c'è una fontana, di solito utilizzata dalla popolazione del quartiere per andare a prendere l'acqua, ma che serve anche a fornire acqua ai passanti, e questo è un atto di pietà. C'è una moschea. Di solito la moschea del quartiere è più piccola della grande moschea al centro della città, perché viene usata per le 5 preghiere quotidiane e normalmente il venerdì la gente del quartiere si reca alla moschea principale. C'è una maktab, che è fondamentalmente un luogo in cui si insegnano ai bambini i rudimenti della religione. C'è un certo numero di negozi che servono soprattutto a soddisfare necessità di base, come negozi di alimentari e casalinghi. Di solito ogni quartiere ha un forno per cuocere il pane del vicinato. Questi quartieri strutturati sono il nucleo delle nuove città che spuntano in tutto l'impero islamico.
il labirinto di strade che li collega è molto diverso dalla pianta aperta a griglia delle tradizionali città del mondo classico. Il paesaggio urbano del Medio Oriente e del Nord Africa sta cambiando per sempre. Alla fine del VII secolo, l'impero islamico occupa vasti territori e a questo punto i suoi sovrani cominciano a tentare consapevolmente di creare una singola identità imperiale necessaria a garantire una civiltà che duri nel tempo. Una delle prime cose che fanno è unificare la lingua. L'arabo è stato da sempre la lingua dell'Islam, ma all'inizio non era usato come lingua amministrativa e ogni territorio conquistato veniva amministrato nella lingua locale. Ora l'arabo diventa la lingua ufficiale dell'impero. A conseguenza di questo, oggi è parlato da più di 280 milioni di persone. Solo 60 anni dopo la nascita dell'Islam, lo Stato islamico ha diffuso la sua lingua, la sua cultura e la sua architettura in un'area immensa che si estende dalla Persia al Nord Africa. E ora i sovrani omayyadi creano il simbolo più grande del loro così ampio potere, la prima moschea imperiale. Ai tempi del califfo Al-Walid, quando l'impero islamico si estendeva dall'Oceano Atlantico alla Cina, Damasco era una grande capitale con una vasta popolazione musulmana. Quindi c'era la necessità di erigere un grande monumento che non si limitasse a soddisfare i bisogni religiosi della città, ma che esprimesse anche il potere e l'autorità dello Stato. I musulmani cessano di condividere l'edificio con altri fedeli. Ai cristiani viene assegnato un altro luogo in cui pregare e questo antico sito religioso si trasforma nella moschea che vediamo oggi. Era inevitabile che si costruisse questo edificio e senza badare a spese. È diventato il prototipo ripetuto in tutte le moschee del mondo musulmano, dall'Oriente al Nord Africa all'Andalusia. L'architettura e la disposizione della chiesa bizantina sono le basi della prima moschea imperiale. Persino la decorazione delle pareti si ispira allo stile bizantino. Ma gli architetti hanno anche creato qualcosa di totalmente nuovo, un modello per tutte le grandi moschee del futuro. Un grande cortile in cui i fedeli possono radunarsi. Fontane dove possono lavarsi prima della preghiera e sale da preghiera incentrate sul mihrab, la nicchia che indica la direzione della Mecca, verso cui il fedele deve rivolgersi. Si ordina agli architetti e agli artigiani di ogni parte dell'impero di visitare la grande moschea in modo da poterne riprodurre il modello. Cominciano a sorgere ovunque altre moschee, che non sono solo luoghi di preghiera, ma anche simboli durevoli dell'impero islamico. All'inizio dell'VIII secolo, l'impero occupa tutto il Medio Oriente e il Nord Africa e sta per estendersi ancora più a occidente. A soli 12 chilometri dalla costa del Marocco, oltre lo stretto di Gibilterra, c'è una nuova frontiera da conquistare per l'esercito islamico, la Spagna.
Come in passato l'Egitto, le fertili terre spagnole offrono l'occasione di ammassare ricchezze per l'impero islamico. Inoltre la Spagna attraversa una fase di incertezza politica. Insomma, è un frutto maturo pronto ad essere colto. In quel momento la Spagna viveva quella che sembrava una crisi politica di breve durata, ma pur sempre una crisi politica. Il re Witiza era morto ed era in atto una lotta per la successione. Sembra che questo sia stato uno dei motivi per cui la Spagna ha reagito così male quando si è trovata di fronte a un esercito musulmano probabilmente molto meno numeroso del suo. Nel 711 l'esercito musulmano conquista la Spagna meridionale e il califfato degli Omayyadi stabilisce la propria capitale a Cordova, nella nuova provincia di Al-Andalus. Ora i musulmani vogliono lasciare la loro impronta in Occidente, costruendo una moschea imperiale magnifica come quelle erette in Oriente. Questa moschea è una mescolanza della grande moschea di Damasco, la moschea degli Omayyadi, e della moschea Al-Aqsa di Gerusalemme, non solo nella pianta, ma anche nell'elevazione. Ma le somiglianze con le grandi moschee imperiali dell'Oriente non sono solo strutturali, si ritrovano anche nei dettagli. Le pareti del maestoso edificio sono coperte di mosaici scintillanti che si ispirano ai modelli della grande moschea di Damasco. La decorazione della prima parte della moschea è molto scarsa, ovviamente non si è conservata, ma si sono conservate le colonne della moschea, questa vera e propria foresta di colonne. L'effetto di questo monumento islamico sulla popolazione spagnola è talmente profondo che anche quando il paese torna a essere cristiano 500 anni dopo, i nuovi capi cristiani decidono di non cancellare completamente la presenza araba e costruiscono la loro cattedrale nel cuore della moschea. Invece di demolire la moschea, si erige la cattedrale nel centro della moschea. Gli abitanti di Cordova non vogliono che la moschea scompaia, perché la considerano il simbolo e l'emblema della loro città. Così la rappresentazione dell'Islam diventa la rappresentazione del popolo di Cordova e dell'Andalusia. L'Islam ha segnato una svolta fondamentale nella storia. I primi musulmani non hanno conquistato solo il deserto, hanno conquistato l'Oriente e non hanno influenzato solo l'Occidente, hanno fatto sentire la loro voce in tutto il mondo. Gli arabi hanno piantato i semi di una religione e di una cultura che toccherà ogni paese e ogni angolo della terra fino ai nostri giorni. Nel XXI secolo sono più di 1,5 miliardi, il 23% della popolazione mondiale, i musulmani che continuano a pregare rivolti verso la Mecca, la città che ha dato i natali al profeta Maometto. La velocità e la facilità di questa espansione sono state notevoli. In poco meno di un secolo, l'Islam si è diffuso in vasti territori, creando uno degli imperi più estesi della storia. Un impero costruito in poco tempo, ma la cui eredità resiste ancora oggi.